preghi. Nessuno. E perché preghi? Mi hanno insegnato così. Come sei morto? Mi sono ucciso. Perché? Mi hanno fatto del male. Sì, lo so. Questo è un brutto modo per viverci. Se il cielo ha sopra di sé un altro cielo. Chissà se la luce non è anche lei dentro un'altra luce. E che luce sarà se è una luce che non si può vedere? Se neanche la luce si può vedere, che cos'altro si può vedere? Chi
chissà se la materia di cui è composto l'universo, quel poco che riusciamo a percepire nel mare della materia e dell'energia oscura, non è dentro un'altra materia infinitamente più grande. Chissà perché è andata a finire così, in questo mondo. Sarà così dappertutto, in questo sfracello di lucine che bucano il buio, in questa notte fredda e nell'oscurità più profonda? Esisterà qualcun altro in mezzo a questi globi di gas che bruciano nell'oscurità più profonda? E questi conglomerati che si raffreddano e si calcificano con tutte le loro superfici minerali, tutte piene di ferite e di urti. La grande nube di Magellano, la galassia più vicina alla nostra galassia, si trova a 165.000 anni luce dal nostro sistema solare. E io qui, solo, in questo posto fuori dal mondo, a una simile distanza da tutto, e dallo spazio, e dal tempo, e dalla mia vita, e dalla mia morte.